Palleggio, partenza spagnola. Oggi ti parlerò del tiro. Lo so che ti stai chiedendo, ma se parliamo del tiro, allora perché diamine sei nella tua stanza, Leo? Che stai facendo? Pff. Un buon tiro è la somma di più aspetti. Indubbiamente alla base c'è una componente tecnica. Bisogna sapere come prendere, caricare, rilasciare la palla e allenarsi infinite volte per rendere il gesto il più fluido possibile. Altrettanto importante è l'aspetto tattico, ossia, molto direttamente, scegliere il tiro migliore quando si gioca. Ma vi è un terzo aspetto, che è il fratello sfortunato degli altri due, perché viene troppo spesso abbandonato nel dimenticatoio, ed è l'aspetto mentale. Eccovi spiegato perché sono nella mia stanza, perché è la mia palestra. Ogni giocatore inizia l'allenamento nella propria stanza, perché è l'ambiente più intimo dove concentrarsi e allenarsi mentalmente. Innanzitutto c'è un'enorme differenza tra tirare e fare canestro. Se stai guardando questo tutorial è perché tu vuoi fare canestro. Ti sto per mostrare tre tecniche di allenamento mentale per fare canestro. 1. La creazione di una routine di tiro. 2. La visualizzazione. 3. Il focus sul punto di mira. La routine di tiro. Se osservi i grandi campioni in NBA, in Eurolega, prima di tirare i tiri liberi, eseguono sempre lo stesso gesto. Non lo fanno mica per scaramanzia, lo fanno perché negli anni hanno creato la propria routine di tiro. Ripetono lo stesso gesto o la stessa sequenza di gesti, identica a quella di sempre, in modo tale da inviare un segnale positivo al proprio corpo ed alla propria mente. In automatico associa il gesto ad un ricordo piacevole e vincente ed entra in uno stato di fiducia. Quindi, con una routine di tiro, il tuo corpo e la tua mente si sentiranno più sicuri ed aumenterai così la probabilità di far canestro. Ovviamente la routine di tiro la puoi avere sempre, anche durante le azioni di gioco, non solo ai tiri liberi. Ricevi la palla, stai per tirare, fai un bel respiro, butti fuori l'aria e tiri. Sempre, in ogni situazione, mentre giochi. Punto numero 2, la visualizzazione. Consiste nell'immaginare mentalmente, visualizzare appunto, il movimento che andremo a fare e il risultato che otterremo facendolo. Abbiamo stabilito il nostro obiettivo, che è di far canestro. A questo punto dobbiamo visualizzare il processo che faremo per ottenere il nostro obiettivo. Io quando alleno i miei ragazzi faccio sempre un esempio. Alla PlayStation sono un giocatore scarso. Quando gioco mi confondo, quadrato, cerchio, combinazioni di tasti, triangolo più L2. Ma tu non sei la PlayStation, non hai il joystick. La tua mente ha il pieno controllo sul tuo corpo. Adesso mando gli stimoli giusti al mio corpo, ad esempio, stendo il braccio, spezzo il polso, rimango sul tiro. Facciamo un gioco per allenare la visualizzazione. Chiudi gli occhi. Pensa a Curry, ok? L'hai visualizzato? Esce dai blocchi, riceve la palla, tiro. Segui la palla. Ha fatto canestro? Sicuramente sì. Ecco, devi avere la stessa immagine di te. Apri gli occhi, ti alzi al mattino, primo pensiero. Cavolo, sono le 7, devo andare a scuola, devo andare a lavorare. Secondo pensiero, tu che fai canestro. Un bel canestro che ho fatto, devi avere un'immagine vincente di te stesso. Ogni volta che tiri, accendi prima l'interruttore del voglio fare canestro. Accendi la tua concentrazione, sei tu che decidi se fare canestro o no. E se hai un'immagine vincente di te stesso, avrai molte più probabilità di fare veramente canestro e ottenere il tuo obiettivo. Ma oh raga, secondo te, un lanciatore di coltelli sta per scagliare il coltello all'aiutante sulla parete. È lì, pronto a tirare, pensa, speriamo di non beccarla, guarda un attimo, la guarda nel complesso, scaglia il coltello, velocissimo, dice, dai, stavolta forse va bene, do coio coio. No! Certo, si è allenato moltissimo e questo l'aiuta a controllare l'ansia e avere maggiore consapevolezza, ma sa di non poter fallire. Il lanciatore di coltelli è fermo, a differenza di un giocatore, questo è vero, ma il concetto è lo stesso. Se vuoi diventare infallibile quando tiri, devi mirare. Facile detta così, ma dove miro? Ci sono tre principali punti di mira. Il primo, il più diffuso, è il secondo ferro, mirare al secondo ferro, ossia immaginate il canestro. Questo è il canestro, dovete mirare praticamente al logo dei Boston, ok? Secondo ferro, la palla entra dentro il canestro mirando al ferro più lontano rispetto al tiratore. L'altro punto di mira è il primo ferro, consigliato per chi magari
di suo ha un tiro più lungo, ok? Quindi mira il primo ferro e la palla in teoria entra. E vi consiglio il terzo punto di mira, quello di cui si parla meno, ossia immaginare un puntino tra i due ferri. Immaginare un puntino tra i due ferri. Vedete, questo è il canestro? Qui la palla deve entrare nel canestro, salire in alto, entra dentro il canestro, ok? Dall'alto dentro al canestro, immaginiamo un punto tra i due ferri. Questo sarà il nostro focus sul punto di mira. Ogni volta che prendi la palla non basta guardare il canestro e dire adesso tiro e speriamo di far canestro. Prendo la palla, immagino un puntino tra i due ferri, immagino la palla che entra, e qui torniamo sulla visualizzazione, immaginiamo la palla che entra dentro il canestro, il nostro obiettivo è fare canestro, e tiro, andando a indicare con le dita il nostro punto di mira. In questo tutorial non mi addentrerò in particolari tecnici, ma vi lascio con una frase su cui potrete riflettere. Ogni tiro potenzialmente è una schiacciata, ossia noi visualizziamo il nostro punto di mira, prendiamo la palla, abbiamo il focus sul punto di mira. Quando distendo il braccio devo andare a schiacciare la palla e indicare con l'indice e il medio il nostro punto di mira. L'allenamento mentale quindi è quello che ti permetterà di fare veramente canestro e soprattutto di mettere i canestri nei momenti decisivi. Esercizi per la prossima settimana, creati una tua routine di tiro. Visualizzati, tutte le mattine chiudi gli occhi, visualizzati mentre fai canestro e vai al campetto, prova, focalizzati sul punto di mira. Ricordati che se vuoi diventare veramente un vincente devi allenare soprattutto l'aspetto mentale. Io ti saluto, condividi il video se ti è piaciuto, lascia un commento con il movimento che ami di più del tuo giocatore preferito. Ciao, alla prossima!